Buonasera a voi gentili telespettatori dalla redazione di Prima News e grazie per essere qui con noi per questo approfondimento Prima News Focus. Come sempre andiamo ad affrontare un tema di stringente attualità, andiamo a conoscere anche enti, associazioni, realtà che operano sul nostro territorio. Ed oggi faremo proprio questo, grazie all'ospite che mi ha raggiunta e che ringrazio. Sto parlando di Chiara Lignarolo, responsabile comunicazione del Banco Alimentare del Piemonte. Grazie per essere qui. Grazie a voi di averci contattato, grazie Daniela dell'ospitalità. Allora, il Banco Alimentare, una realtà che ormai è conosciuta nel panorama nazionale, ecco, non soltanto locale, perché il Banco Alimentare è presente già da molti anni con tante attività, con un'attività importante e famosa che è quella della colletta alimentare. Ma parliamo, spieghiamo ai nostri telespettatori da casa che cos'è il Banco Alimentare, che cosa fa. E diamo anche alcuni numeri della sua attività di raccolta e di donazione appunto di alimenti alle famiglie che sono assistite, che sono quindi in una situazione di difficoltà. Sì, dunque il Banco Alimentare del Piemonte è presente appunto sul territorio già da 28 anni e da oltre 33 però diciamo il banco opera a livello appunto nazionale. Qui sul territorio noi abbiamo una rete che insieme a noi distribuisce diciamo il cibo e gli alimenti insomma che raccogliamo alle persone in difficoltà e sono proprio le nostre strutture caritative che sono noi diciamo di solito un po' le nostre mani, no? Quindi noi facciamo un po' il lavoro che sta dietro, quindi la parte più di logistica nei nostri 5 magazzini che sono proprio distribuiti in tutto il Piemonte, di cui il principale è la sede a Moncalieri, e loro invece appunto le strutture caritative che sono oltre 560, quindi sono davvero molte, riescono a raggiungere in modo capillare poi anche le persone che appunto hanno bisogno, si trovano invece sparse sul territorio e hanno una convenzione con noi per cui appunto recuperano quello che noi appunto riusciamo a raccogliere da vari canali e poi lo distribuiscono insomma alle persone che hanno appunto bisogno. I canali naturalmente da cui noi raccogliamo sono molteplici ed è un lavoro che facciamo quotidianamente. Quindi ci tengo a dire che il Banco Alimentare, proprio perché è conosciuto soprattutto per la colletta, che in realtà è un evento speciale, chiamiamo così, fatto una volta all'anno l'ultimo sabato del mese, invece diciamo tutto il resto dell'anno il Banco Alimentare comunque è aperto e anzi invito chi voglia insomma a venire a trovarci e opera davvero come un magazzino, come una sorta di diciamo così un Amazon, se vogliamo fare un esempio per capirci, no, di logistica, ecco, in cui vanno e vengono prodotti alimentari che arrivano dalle industrie. Abbiamo un'area industria che si occupa proprio di contattare aziende come può essere, non so, non facciamo nomi, però comunque quelle che conosciamo, no? Certo. Dai biscotti che mangiamo la mattina, la pasta, eccetera, noi li contattiamo e chiediamo appunto se hanno la possibilità di donare. Poi ci sono i supermercati, da cui invece recuperiamo anche tutta la parte di fresco, perché ricordiamo che il nostro intento è quello di dare anche un aiuto che abbia poi una qualità e che sia davvero di supporto anche a livello poi così alimentare e insomma di salute, certo. Ecco, in qualche modo. Ecco perché dobbiamo sottolineare il fatto che voi lavorate attraverso gli enti caritativi, sì. No? Quindi il Banco Alimentare non è di per sé un ente che distribuisce pasti, ma lavora tramite queste associazioni che invece raccolgono quelle che sono le segnalazioni dei comuni, le segnalazioni diciamo delle associazioni ed enti che forniscono appunto un numero di famiglie da aiutare e poi sono le associazioni che ricevono da voi questi alimenti e li distribuiscono. Esatto. Sostanzialmente quindi è questa la formula, anche se lo sappiamo negli anni della pandemia con l'aumento anche delle difficoltà da parte delle famiglie avete ricevuto anche chiamate, no, dirette di persone che si chiedevano come faccio ad entrare all'interno di questo circuito ed essere aiutato anch'io? Certo, sì, guarda, dici una cosa vera perché durante la pandemia mi è capitato tante volte anche attraverso piattaforme social, insomma Facebook, eccetera, di essere contattata proprio con messaggi, come dire, diretti, no? E questo faceva molto effetto, mi fa ancora molto effetto oggi, nel senso che c'erano proprio persone che magari chiedevano un aiuto raccontando qual era la loro situazione, dicendo come avrebbero potuto avere un sostegno, no?
E quindi delle volte mi è proprio capitato di rispondere a me e insomma ai colleghi in maniera diretta, famiglie con un nome e un cognome che ci chiedevano di dare una mano. Noi ovviamente, come dicevi tu, facciamo da tramite, quindi cerchiamo di capire la zona in cui si trovano, a quel punto diamo l'indicazione magari dell'associazione più vicina, coordiniamo l'associazione con la famiglia e poi appunto loro cominciano, diciamo, a entrare un po' nel meccanismo, e devo dire che tanti siamo riusciti anche a raggiungerli. Quindi. Allora, per quanto riguarda la colletta alimentare, si svolge in una giornata, sostanzialmente sì. Solitamente a novembre. Sì. Noi siamo stati all'interno del magazzino di Moncalieri, abbiamo visto come si stava organizzando la giornata della colletta alimentare, facendo spazio anche a questi grandi bancali di merci che sarebbero arrivati, e vorrei proporre ai nostri telespettatori, ecco, quella visita che abbiamo fatto all'interno della struttura, che ci spiega un po' come funziona anche appunto questo grande magazzino. Per il suo 25esimo compleanno, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, torna nei supermercati con i suoi volontari, pronti a sensibilizzare ed informare gli utenti sulla possibilità di donare un prodotto, un alimento, un articolo per aiutare chi ha difficoltà a portare un pasto dignitoso sulla sua tavola. Noi quest'anno chiediamo per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare i prodotti omogenizzati di frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi e pelati. Senza voler censurare nulla, chiederemo di non donarci prodotti freschi e di attenerci comunque sempre a questi prodotti che noi suggeriamo, ma non obblighiamo. Sono 11.000 i supermercati aderenti sul territorio nazionale e 145.000 i volontari. In Piemonte nel 2019 hanno aderito 1.200 punti vendita per sovvenzionare oltre 605 strutture caritative. Essere volontario significa partecipare al gesto di carità più grande d'Italia. Siamo oltre 1.200 volontari, ci troverete in squadre davanti e dentro i supermercati del Piemonte a chiedere quei prodotti di cui abbiamo bisogno, di cui le persone in difficoltà della nostra regione hanno bisogno, in particolare quelli, anzi, solo quelli a lunga conservazione, il tonno, la carne in scatola, l'olio, il latte a lunga conservazione, i prodotti per l'infanzia, gli omogenizzati di frutta, la pasta e i pelati. Quindi sostanzialmente questi sono gli alimenti che vengono donati durante la colletta alimentare, perché sono alimenti che ovviamente si mantengono di più, che non hanno bisogno della catena del freddo, e quindi questi sono gli alimenti maggiormente richiesti. Sì. Per quanto riguarda invece le altre iniziative che vengono organizzate dal Banco Alimentare? Allora, guarda, proprio ieri abbiamo lanciato una nuova campagna che si chiama Donare di Gusto, è una campagna che durerà fino alla fine di agosto, e per la prima volta con questa campagna abbiamo deciso di scendere in piazza, anche se in maniera, devo dire, ancora, diciamo, in punta di piedi, nel senso che saranno poche le piazze, saranno soprattutto vicino ai magazzini decentrati, quindi saremo a Biella, Novara, Fossano, ci sarà anche un'apertura del magazzino nostro di Moncalieri, insomma, straordinaria. E che cosa faremo? Cercheremo di sensibilizzare un po' alla, così, alla nostra mission, insomma alla nostra attività quotidiana, come proponendo questi succhi, insomma queste marmellate che ci hanno, come dire, insomma, con cui ci siamo messi un po' d'accordo in partnership, ecco, con questa azienda nuovissima, che è una startup di due ragazzi giovani di Milano, si chiama Bella Dentro, che condivide con noi proprio l'idea del non spreco, quindi loro recuperano da aziende agricole dei prodotti imperfetti, quindi proprio semplicemente magari un po' non perfettamente lisci, un po' magari battuti dalla grandine, insomma, e poi producono appunto con la trasformazione questi prodotti. Quindi scendiamo in piazza con questi prodotti, naturalmente un po' per raccolta fondi, un po' per sensibilizzare, e facciamo una prova, insomma, una nuova attività che per noi, insomma, non è del tutto consona. Cioè, sicuramente i nostri telespettatori e tutti i piemontesi avranno, come sempre, grande generosità. Speriamo. Siamo un popolo generoso, quindi dobbiamo dimostrarlo. In questi giorni si presenta anche il bilancio sociale del Banco Alimentare del Piemonte. Ecco, che dati ci fornisce questo bilancio? Ma allora, guarda, sicuramente sono più o meno in linea con quelli dell'anno scorso. Certamente l'emergenza nell'emergenza, quindi quest'ultima anche
che con la guerra in Ucraina ha determinato dei cambiamenti. E quindi abbiamo già soltanto sul territorio piemontese circa 111.000 persone in più, insomma, in difficoltà, che ovviamente noi aiutiamo sempre attraverso le strutture caritative. Quindi siamo riusciti a inserirli nel meccanismo comunque di distribuzione e appunto cerchiamo di aiutarli in modo capillare, perché anche questi sono naturalmente sparsi sul territorio. Come diciamo aiuto e come diciamo numero di assistiti siamo comunque intorno ai 109.000, quindi sono davvero tanti. E non sono diciamo cresciuti ulteriormente per fortuna rispetto insomma a quello che è già stato il grosso del Covid, però devo dire che anche rispetto poi invece alla raccolta di cibo siamo riusciti quest'anno comunque a recuperare 9.200 tonnellate, quindi effettivamente diciamo è una cifra sostanziosa. Noi la calcoliamo come diciamo mezzo chilo il pasto, quindi diciamo che sono appunto quasi insomma 18 milioni di pasti equivalenti che abbiamo poi distribuito sul territorio, quindi possiamo essere soddisfatti anche della generosità. Certo. Sì. Anche del numero di volontari, perché sono tante le persone, sì, che vogliono mettersi a disposizione, no, di questo grande progetto. Sì, adesso sono 164 che ruotano nelle 5 sedi e devo dire che quest'anno abbiamo proprio avuto un po' anche degli ingressi nuovi, di persone nuove, un ricambio se vogliamo anche forse un po' generazionale, e forse anche post-Covid c'era davvero la voglia di aiutare, di rimettersi in gioco, di fare qualcosa di concreto, quindi siamo contenti insomma delle nuove persone che sono entrate a far parte del team. Ecco, quindi persone più giovani, e di giovani parleremo proprio adesso. Siamo in collegamento con Monica Pillitu, che è referente dei progetti speciali della Piazza dei Mestieri e che realizza un progetto in collaborazione proprio con il Banco Alimentare. E benvenuta. Grazie mille, grazie, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Ci fa allora, molto piacere con me. Parliamo di questo progetto, che è rivolto, ecco, ai più giovani, in particolare alle scuole. Quindi di che cosa si tratta? Sì, allora la collaborazione con il Banco Alimentare ha una lunga storia, recentemente si è ulteriormente consolidata, rafforzata grazie alla partecipazione in rete a questo progetto, che è il progetto che si chiama I Giardini delle Soft Skills, finanziato da Impresa Sociale con i Bambini nell'ambito di quello che è il Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Si tratta di offrire spazi e opportunità di crescita, di creatività, esperienze di apprendimento per i giovani e laboratori per le famiglie e per gli insegnanti. Tutto questo all'interno di una grande community con Fondazione Piazza dei Mestieri come soggetto responsabile, 23 partner, tra i quali il Comune di Torino, 2 agenzie formative, 7 istituti comprensivi del territorio, 3 scuole paritarie, l'ente di ricerca per la valutazione d'impatto, parrocchie, associazioni sportive, enti del terzo settore. I giovani hanno la possibilità all'interno di 3 giardini della città metropolitana di Torino di coltivare i propri talenti e le proprie passioni grazie a delle attività che abbiamo appunto immaginato come alberi flessibili, diffuse sul territorio, fruibili sia in orario scolastico che non scolastico, per prevenire la dispersione e il disagio e favorire l'inclusione e la libera espressione. Il progetto, nella sua proposta educativa, che è unitaria, permette di osservare, di valorizzare, quindi in qualche modo anche di capitalizzare le soft skills, quindi un'attenzione particolare a quelle che sono anche le competenze sociali, relazionali, personali, quindi una valorizzazione piena di tutte le dimensioni della persona. Ogni albero prevede la condivisione di frutti, quindi l'esperienza vissuta, gli esiti con il partenariato, il territorio, fare in modo che tutto questo diventi patrimonio della comunità educante. Questa iniziativa nasce e si sviluppa nell'alveo dell'esperienza originaria della Piazza dei Mestieri, è un luogo, anzi ormai 3 in Italia, che è capace di diventare una casa per i giovani, per l'educazione, per il lavoro e per la cultura, un sostegno per le imprese
che trovano giovani preparati e anche un luogo che è capace di attivare sinergie nel territorio ovviamente in cui opera. La presenza del Banco Alimentare, proprio parlando di sinergie, nel progetto è stata fortemente intenzionale, è stata voluta per il desiderio di riscoprire il valore del dono e renderlo in una qualche misura vicino, più prossimo ai giovani, in un'ottica educativa e quindi partecipativa, come lo fa promuovendo all'interno dell'iniziativa l'albero del dono. Quindi si tratta di azioni di solidarietà legate alla lotta allo spreco alimentare che vengono realizzate nelle scuole, coinvolgendo quindi gruppi classe di ragazzi in età dai 6 ai 15 anni, sollecitandoli, sensibilizzandoli rispetto al fare esperienza di un approccio innanzitutto positivo di se stessi, quindi una cura di sé e un'attenzione anche a quella che è la dimensione corporea, affettiva, prevenendo anche in questo modo forme di disagio ed esclusioni. Ci sono tante iniziative da raccontare, so che appunto anche con Chiara sarebbe... Allora, è bello, devo dire, questa caratteristica anche di valorizzare le attitudini, no? Personali di ciascun bambino, di ciascun ragazzo, perché comunque ognuno è diverso, ognuno può eccellere in qualcosa, mentre in qualcos'altro magari non è così, diciamo, brillante. È bello questa... possibilità di tirar fuori proprio da se stessi ciò che di meglio c'è, no? Quindi non sentendosi in qualche modo mancante, perché non tutta la dimensione è eccellente, ma sapendo che ci si può aggrappare a questa eccellenza personale, no? Per diventare davvero qualcuno nella società. È un po' questa forse la forza, ecco, mi chiedo, di questo progetto che va così dritto anche alla valorizzazione personale del ragazzo. Sì, assolutamente, e questo è il focus che abbiamo voluto fin dall'inizio nella fase di progettazione dare come impronta a questo progetto, lo è lo stesso slogan della Piazza dei Messieri, quindi non lasciare nessuno indietro perché nessuno si perda, e in questo appunto ci interessa anche attraverso questo progetto dare la possibilità soprattutto ai giovani più vulnerabili di fare esperienze positive, avvicinarsi alla bellezza, scoprire che cosa significa la gratuità, sia nel darla che nel riceverla, e promuovere in questo, accompagnarli nel percorso educativo insieme ai propri insegnanti con i quali siamo in rete ormai da tanti anni, nell'insieme di quella che è appunto la compagine della partnership, ognuno per il proprio pezzo, no, di competenza, di responsabilità, promuovere nei ragazzi la capacità in un qualche modo di dire io esisto, ci sono, valgo, e appunto accompagnarli nella scoperta di quelle che sono le proprie competenze sociali, sportive, certo. Nella capacità di appunto approcciarsi a tutti quegli aspetti che compongono un po' il percorso scolastico. Allora, abbiamo un po' visto che cosa, diciamo, Piazza dei Messieri trae dal Banco Alimentare, ma cosa invece il Banco Alimentare può trarre da questa esperienza con la Piazza dei Messieri? Guarda, abbiamo fatto diversi incontri in questa scuola, in particolare ricordo l'ultima che insomma abbiamo visitato, e devo dire che i ragazzi sono stati molto molto contenti di fare esperienze pratiche durante questo percorso. Cioè, noi abbiamo raccontato quello che è lo spreco, quello che è la nostra attività, abbiamo cercato di davvero tirare fuori da loro delle esperienze per, come dire, trovare una parole comuni che ci accomunassero appunto come persone, e per poi raccontare quello che è la storia anche del banco, della condivisione, della solidarietà, però sempre partendo da spunti che arrivavano dai ragazzi. E proprio ieri abbiamo chiesto qual era un po' una restituzione, no, di quello che avevamo fatto, e quasi tutti ci hanno detto che gli incontri dove loro hanno potuto essere protagonisti, dove hanno potuto fare delle cose, abbiamo proposto dei collage per raccontare il cibo, comunione, divisione, insomma una serie di attività pratiche, loro si sono sentiti utili, attivi, cioè insomma è stato molto bello sentirlo dire da loro, perché mi sembravano molto molto sinceri, certo. Quindi questa cosa ci è piaciuta e speriamo di riproporla.
Bene, siamo arrivati alla chiusura di questo spazio informativo. Io vado davvero a ringraziare Chiara Lignarolo, responsabile di comunicazione del Banco Alimentare del Piemonte, Monica Pillitu, referente progetti speciali della Piazza dei Mestieri. Grazie per averci così guidato in questo viaggio, davvero molto interessante. Grazie davvero, saluto e ringrazio i telespettatori da casa. Alla prossima puntata di Prima News Focus.